Sì, siamo qui con Mister Malucchi. Mister, un pomeriggio proprio no per il Trebisacce. Sì, si è visto già nell'occasione del primo gol dopo 2 minuti, su un fallo laterale buttato dentro. Si sono trovati due avversari solo sotto porta per fare gol. Anche se poi magari si era pure riprovato a rientrare in partita, ad entrare in partita più che altro. Però forse il 2-0 un po' ha influito soprattutto sulla testa, perché la squadra si è proprio completamente demoralizzata, che in questo periodo magari siamo molto fragili, un periodo negativo, e quindi di conseguenza qui ci vuole una grande forza anche mentale e caratteriale, soprattutto ci vuole tanta personalità per uscire in questi momenti così delicati. Se non ce li hai, è chiaro che alla prima difficoltà cadi giù, come è stato a noi, è successo a noi, perché dopo il 2-0 siamo completamente spariti dal campo, anche se abbiamo provato a fare delle occasioni, sì, però la squadra era molto, molto sfilacciata, molto disordinata, soprattutto l'ha fatta più che altro per un'inerzia. E quindi c'è da dire che bisogna per forza dare una sterzata, perché così non va bene. Mister, cosa dire? Io mi sono permesso in telecronaca nel primo tempo, soprattutto dopo, come dicevi tu giustamente, dopo il 2-0, di dire un Trebisacce dalla cintola giù abbastanza imbarazzante, ma imbarazzante per come eravamo abituati a vedere il Trebisacce, molta imprecisione, molta. Come dire, approssimazione anche nel disimpegno, nel tenere gli spazi. È una questione solo di testa oppure anche di emergenza proprio da un punto di vista di gestione tattica della squadra? Sì, al di là dell'emergenza che dicevo che noi già lo sapevamo, il problema, come appunto diceva lei, c'è stata molta confusione, poca disciplina tattica e soprattutto in questi due reparti, secondo me, sia in difesa che a centrocampo, servono delle persone che possono darci un po' di esperienza, un po' di qualità in più, perché effettivamente in molte circostanze non ci sono le giuste distanze, soprattutto non si hanno i giusti tempi sia della fase difensiva, soprattutto, ma anche nella fase di costruzione. Sì, siamo con Mister Parentela. Mister, serviva la scossa in questo Soriano, la scossa è arrivata e oggi un 4-1 importantissimo soprattutto per risalire in classifica perché il Soriano in questo momento aggancia anche il Trebisaccio a quota 10 punti. Contento? Direi di sì, dopo una partita del genere. Sì, sono contento soprattutto per il risultato. Non ti nascondo che il primo tempo di oggi è sulla falsariga di quello fatto contro la Vigor Lamezia. Quindi oggi siamo stati finalmente bravi a concretizzare quello che siamo riusciti a creare. Quindi a noi ci mancava questo, ci mancava probabilmente la vittoria, ci mancava un po' di qualità davanti. Con l'arrivo di De Zai qualcosa abbiamo messo a posto. È entrato oggi, ha fatto l'esordio anche Tozzo, che è un centrocampista che ha delle ottime qualità, e quindi ci stiamo muovendo bene. Cercheremo comunque di puntellare ancora la squadra, mantenendo comunque i costi. L'ho detto anche ieri nella vostra intervista, la società mi ha dato carta bianca nel creare una squadra un po' più competitiva, naturalmente con il budget di inizio stagione.